Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quertaleale, eccoci qui di nuovo con Dragon Ball FighterZ. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, andiamo un pochino a vedere. Allora, in questa mappa non c'è nessuno da salvare, quindi vediamo un pochino. In linea generale ho visto che siamo ancora, diciamo, alla storia al 27%, quindi ce n'è ancora un bel po'. Quindi mi sta venendo l'idea di fare tipo questa in sprint, vabbè, qualcosa vi taglierò sicuramente. Vedo un pochino i bonus che ci danno. Aspetta, rigenerazione salute, che è quella che stiamo utilizzando, quindi ci potrebbe stare. L'avversario giù. Allora, facciamo una cosa: prima di tutto partiamo da questo, dai. Ecco che è già aumentato. Perché quello è uno dei bonus che utilizziamo, la rigenerazione della salute. Poi, come detto, magari ogni tanto qualche combattimento di questi ce lo saltiamo. Vediamo un pochino, più che altro per voi. Io, vabbè, naturalmente alcuni me li faccio. Alcuni in generale sì, li saltiamo. Noi che ci facciamo tutte le mappe complete. Sperando che magari andando avanti con la storia non sia. Cioè, non ci dobbiamo mangiare le mani per questi salti. Però, come detto, gli incontri sono tanti. Come detto, già dall'inizio. Aspetta. Ok. Ah no, durante un salto. Vabbè, i tutorial qua sicuramente non riusciremo a fare. Arretrato a mezz'aria, allora aspetta. Ok, perché dobbiamo farlo al contrario, visto che siamo da quest'altro lato. Aspetta che faccio con l'analogico. Ok, sì, con l'analogico viene meglio. Ok. A posto, possiamo pestare il nemico. Occi sua. Vaffanculo. Aspetta, fatemi caricare. Vai, si carica anche lui. Attenzione. Noi ci teniamo eventualmente il bonus aura per Trunks è veloce comunque. Per finire lo stage, facciamo così. Vabbè, magari qualcosa così ce la facciamo uguale, dai, che dà comunque soddisfazione. No? Scusate. Mamma mia, Mashibu quanto è prepotente. È prepotente ma puccioso allo stesso tempo. Guarda là. Mamma mia, l'ha devastato in una. No, Majin Buu comunque è quello col livello più basso, ma è quello più devastante. Cioè, non c'è niente da fare. Guarda qua che. Bam! Oddio, non gli abbiamo fatto un granché in realtà, però va bene uguale. Scusa. Scusa un attimo, Krillin. Spostate un attimo. Ok, e va di prepotenza. Ok. La conclusione distruttiva ha sempre il suo fascino. Guarda qua. Grande Vegeta, grande Vegeta. Subentrato nel finale. Ok, rigenerazione salute ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E in linea teorica dovrebbe essere la terza di tre. Fatemi controllare un attimo. Perché una volta che abbiamo completato la tripletta. Come due di tre? Non ce n'avevamo. Maledetto. No, no, rimetti quella che ci garbava. Questo è tra un rigenerazione salute livello 1. Aspetta, perché un livello 1? Recupero salute. Ah, vittoria livello 1. Forse era una delle due che abbiamo. Mettiamo questa. Va bene, vediamo questi che ci danno. Livello avversario giù. Non lo so. Oppure possiamo andare qui sotto e poi ritornare indietro eventualmente. Ricompensa Zeni.
Allora, io farei quasi così, da questo lato, e poi ci rifacciamo qui. Dai, facciamo così. Vai, vai. Vabbè, questi aumentano di salute. Ci dà un po' di zeni, non è che sia sta gran cosa, ma comunque tutto fa brodo. Per quanto riguarda Dragon Ball FighterZ, come detto, ragazzi, visto che magari molti sono interessati ad altre serie in generale, può darsi che ve lo posti con vabbè, per il ritmo abbiate pazienza, dipende da come mi riesco ad organizzare. Ora cerco di farne un po' più di registrazioni, ma comunque voglio proseguirlo. E in generale, come vi... aspetta, metto con una mossa speciale. Aspetta, allora. Ok. Vabbè, un attimo. Non me lo calcola come mossa speciale quello? Guarda, se vuoi ti faccio questa. Ah no, non l'ha beccata. Aspetta, stai fermo là. Allora, per quando non si muovono, ragazzi, è una questione di tutorial. Quando fai il tutorial non si muovono, è normale come cosa. Cassino, tutto con una mossa speciale. Non. Aspetta, perché mi sembra un attimo strana come cosa. Mosse speciali. Ne ho fatte 6.000, scusa. Moltissime mosse speciali. Vabbè, le abbiamo fatte. Scusa, perché non me la. Ah, ok. Vabbè. Ho fatto quella che mi ha consigliato lui, anche se. Una mossa speciale potenziata, se tipo faccio questa, pare brutto, eh. Ah, ok, vabbè. Faccio quelle che mi consiglia lui, allora. Che effettivamente hanno il loro perché. Mettersi in un colpo con un attacco speciale, in questo caso è quello che avevamo fatto prima, e quindi se badabam. Aspetta che carichiamo un attimo. Vabbè, qua l'abbiamo lanciata come se non ci fosse un domani random, eh. Guarda questo. Aspetta che mi sto a fare il tutorial. Giovane. Ok. Aspetta, va. Lo so, adesso ci pesterà di brutto, ma Vorrei finire con stile. State fermi. Goku effettivamente. No, ogni tanto l'abbiamo usato per quelle speciali, eh. Mamma mia, la devastazione totale. Ok. Anche questa è fatta. Sì, quelle altre mosse che ci ha fatto vedere le ho utilizzate meno, se non mai in realtà, quelle speciali, che lui dice speciali, perché preferisco queste un po' più visivamente fighe, per quanto anche quelle abbiano il loro perché, però, come detto, per caricare l'aura e tutte queste altre cose è un po' così sprecarla, tra virgolette, sprecarla in questo modo pare brutto, quindi... Noi nel frattempo così livelliamo un pochino. Qui siamo con 6 livello 20. Per il momento, come detto, la difficoltà è abbastanza base, calcolando che io riesco a vincere agevolmente con nemici di livello più alto. Io sono una pippa clamorosa nei picchiaduro. Ma come vi dicevo, questa cosa mi fa preoccupare, tra virgolette, perché magari adesso sei spinto a saltarti un po' di incontri e livelli meno. Però dobbiamo, aia, comunque tenere in conto che il livello di difficoltà aumenta strada facendo. Ci sta pestando. Vaffanculo. Guarda come si bulla. Sta prendendo gusto. No, ma avevo cambiato personaggio lì. Oh, cambia. Che cazzo. No, in realtà anche... Aia. No, no, consumano parecchia aura, Ma vai, fallo fa. Che concludiamo con stile. La... Olè. Olè.
No, volevo concludere così. Certo, Goku ha preso un bel po' di botte, però per caricare l'aura, per provare ad utilizzare anche quegli altri colpi, mi ha fatto... Certo, recuperiamo parecchia salute con il bonus che abbiamo. Ottima cosa, ottima cosa. Quindi per Dragon Ball controllate sempre la playlist dei video, perché magari se ve li posto ad orari un po' diversi dal solito, insomma, magari qualcuno può uscire la mattina o la sera, dipende anche dalle pubblicazioni degli altri episodi, delle altre serie. Ora, come detto, in questo periodo ce ne sono diverse e ce ne saranno sempre, cioè sempre di più, nel senso ho diversi titoli in lista d'attesa, oltre a quelli che già usciranno, quindi ce ne saranno parecchi. Alcuni magari li potete seguire anche sul secondo canale o in live. Monster Hunter probabilmente in live, ma poi le riporto qui sul primo canale. Mentre per quanto riguarda tipo Kingdom Come Deliverance, allora aspetta, un slancio. Aspetta, mortacci tu. Guarda sto figlio di puttana. Perché vedete, poi quando iniziano. Oddio, i tutorial ogni tanto li faccio, quindi. Vai, falli fa questi, falli fa, vai. Aia. No, però aspetta che. Mamma mia, Majin Buu di prepotenza. Olè. Vabbè, siamo subentrati un po' così. Abbiamo perso un po' troppa vita con Goku, effettivamente. Però, vabbè. Sempre per sti tutorial che ci hanno pestato malissimo. Allora, a livello di salute sta messo un po' male Goku, quindi facciamo che lo facciamo recuperare stavolta. Per questo prossimo incontro ci mettiamo... dai. Facciamo così. Che bonus ci dà? Esperienza di vittoria livello 1, vabbè. Ci può stare, ci può stare. Poi magari rispetto a Dragon Ball Xenoverse, l'impatto iniziale si fo probabilmente anche questo ha giocato sul fatto che non tanti stanno seguendo la serie, magari rispetto appunto ai due Xenoverse. È diverso stilisticamente, ma come vi dicevo, cioè io lo sto portando avanti, cioè ve lo dico onestamente e voi lo sapete, se un gioco mi fa cagare io non lo porto avanti e io vi ho sempre detto che i picchiaduro non mi garbano, quindi il fatto che io lo stia portando avanti mi fa capire che effettivamente mi sta piacendo, nonostante sia un picchiaduro. Poi, come detto, magari è anche dato dal fatto che al momento la situazione è abbastanza facile. Poi non lo so, se inizieranno a rompermi le gengive, probabilmente lì sì, mi iniziano a rompere le balle. Però per il momento no, ci siamo. Voi dite, ti piace vincere facile? Non è che mi piace vincere facile, è che al momento la difficoltà è questa, poi. Siamo ancora all'inizio, poi magari più avanti ci spaccano le gengive male. E questo è andato. Ma sì, dai, sfruttiamo un po' il nostro Gotenks. Vai, attestate. Aia. No, è bellissimo questo. Aspetta. Aspetta. Oh, mamma mia, la prepotenza. Sì, questo gli voglio finire solo con Gotenks. Aspetta, ma non è andato proprio a segno. Allora facciamo così, va. O forse era andato a segno, ma non più di tanto. Aspetta. Grande, così, guarda là. E adesso concludiamo con stile. Ole. In questo caso però non è una combo finale devastante. Però va bene, ha fatto tutto Gotenks. Ottima cosa, almeno ci recuperiamo un attimino la salute di Goku. E poi per il momento i video, vabbè, sono relativamente brevi, ma non è detto che... però ancora non ha recuperato Goku. Vabbè. Però possiamo per il finale ce lo possiamo comunque buttare. Oppure possiamo... Dai, facciamo così. Sempre meglio tenerle qualcuno in più di personaggio da utilizzare. Salute sul livello 1. Ci sta. Infatti questo episodio magari... Oddio, vediamo.
Vediamo. Perché può darsi anche che al momento è breve, ma potrei fare anche un altro stage, non lo so. お前が誰かと一緒に戦う気になるとは。言っておくが、本来の俺の実力であれば、お前の出番など一つもない。今は仕方なくこの状況を受け入れているだけだ。それでも、以前のお前なら、固くなに一人で戦おうとしただろう。お前も随分丸くなったものだと思ってな。勝手に言っていろ。言っておくが、もしこの俺の足を引っ張りやがったら承知しないからな。 Ok, ok. Vediamo un pochino, magari diamo un'occhiatina anche al prossimo stage. Più che altro qua non abbiamo recuperato nessuno, per quanto dalla pagina di personalizzazione della squadra sembra che ci sia uno, quanti erano rimasti? Uno o al massimo due slot ancora da completare. Mi sembra strano, però non lo so, non lo so. Per il momento è così. Ricordiamo che siamo al primo dei tre mega stage, diciamo così. Scusa, sbam. Aia, guarda sto Tenzin. Che tra l'altro Tenzin non era neanche male, vi ricordate quando... Mamma mia, infatti. Ecco, le combo che fa così sono devastanti, quelle di Tenzin. Molto devastanti, e quindi... Datemi un attimo qua. Aia. Sfoggiamo il nostro magico. Aia. No, Tenzing ha il suo perché comunque. Mi piace come personaggio. L'abbiamo utilizzato veramente poco, ma è forte con i classici colpi alla picchiaduro, diciamo, senza le mosse speciali. No, Majin Buu però è il top, Majin Buu. Majin Buu anche è uno di quei personaggi che mi sta piacendo tantissimo. A parte che è cattivissimo. Aia. È andato. Se riusciamo a concludere con stile, però devo recuperare un po' di aura, altrimenti non so se ce la facciamo. Porca puttana. Scusa, ma se ce li ha di suo gli altri, anche se risulta come personaggio singolo. Aia. Facciamo così almeno. Iniziamo a togliere un po' di... Vai che arriva Majin Buu. Aia. Attenzione perché ci stanno mettendo in difficoltà sti figli di troia. Sì. Sono più cattivi, sono più cattivi. Perché non posso neanche fare niente di bonus. Mi hanno pestato abbastanza prepotentemente. Erano di livello alto, però. Infatti abbiamo livellato molto. Sì, erano di livello abbastanza alto, abbastanza alto. Comunque, questo match è andato un po' più per le lunghe, quindi probabilmente ci salutiamo qui. Vediamo. Vabbè, questa è nettamente della famiglia Buu. La stessa razza di Majin Buu. Non è un granché, のぞき見なんて悪趣味よ。
だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって。私って優しいでしょ。この私がそう簡単に貴様の餌になるとでも。その様子だと、それ相応の数を食べたということか。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子より美味しそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくだし真面目にやろうと思って。そういうわけだから、いただきます。Aia. Sì, ci ha tolto di mezzo Cell, ma diventerà sempre più forte, quindi potrebbe essere un problema quando toccherà affrontarla, direi. Ma comunque, tornando a noi, qui c'è qualcuno da salvare? No, assolutamente no. Va bene, così comunque noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. E ci vediamo allora con il prossimo episodio di Dragon Ball FighterZ. Un saluto a tutti da quel tale Ale.